Il corpo della Guardia di Finanza è impegnato anche su altri fronti. In tanti paesi in difficoltà offre un contributo, fornisce un contributo per la ricostruzione, fornisce un contributo importante nel Mediterraneo, non soltanto nell'impegno specifico di missione per contrastare i traffici illeciti, ma anche per soccorrere i migranti che in questo periodo sono in gran numero e in grande difficoltà. E anche di questo va dato atto al corpo e io esprimo anche per questo la riconoscenza del nostro Paese. Voi avete dall'Accademia, dalla scuola ispettori e sovrintendenti, dalla scuola allievi, avete di fronte una carriera impegnativa, qualche volta forse difficile, ma certamente gratificante, di prestigio, di grande soddisfazione professionale. Io vi auguro una splendida carriera e auguro a voi e a tutta la Guardia di Finanza che voi qui rappresentate, accompagnando il Comandante Generale, una ottima festa di ricorrenza della costituzione del corpo e un grande augurio di continuare il servizio a vantaggio del nostro Paese. E questo è l'emblema della Guardia di Finanza e questo è l'interesse dell'Italia. Auguri.